Buongiorno a tutti, sarò brevissima perché siamo in ritardo. Io voglio ringraziare gli organizzatori di questo convegno che ormai è una tradizione, è diventata una tradizione annuale e si arricchisce sempre più di spunti, di riflessione e di approfondimento. Vorrei ringraziare in particolare il nostro dottor Alfredo Scoditti. La dottoressa Valeria Fiorino, presidente del CDA del gruppo Carlo Fiorino Hospital, una volontà appunto netta, chiara del gruppo di essere vicina a Taranto, monitorando la situazione delle patologie dell'apparato respiratorio attraverso questa iniziativa, attraverso questo convegno, ma un momento di cultura scientifica con la C maiuscola, visto appunto il livello dei relatori di fama nazionale. Sì, infatti io mi onoro di rappresentare questa azienda che da sempre ha sul territorio ha svolto una sanità di eccellenza e ancor più mi onoro di avere nella squadra della nostra azienda il dottor Alfredo Scoditti, che da sempre si occupa in un territorio così martoriato come la città di Taranto di patologie pneumologiche. Inoltre annuncio con grande entusiasmo e con grande forza l'ingresso all'interno del Carlo Fiorino Hospital del gruppo Neuromed, che è un gruppo, un istituto di ricerca a carattere scientifico che da anni si occupa di ricerca a livello nazionale ed internazionale e quindi arricchirà il nostro territorio di un apporto scientifico veramente notevole e veramente indispensabile a una città come la nostra. Il nome del gruppo Carlo Fiorino Hospital porta il ricordo di suo padre, una pietra miliare. Non a caso la struttura, la casa di cura San Camillo, è allocata al quartiere Tamburi, purtroppo un quartiere simbolo per la realtà di Taranto dal punto di vista dell'inquinamento. Una tradizione di famiglia che continua. Continua e sempre nel solco da lui tracciato, continua e continuerà sempre facendo cose gregge. Io auguro che questo convegno, che è giunto alla terza edizione, prosegua per tanti altri anni e siamo sempre più forti nella ricerca, nello sviluppo e nella cura di patologie che ci affliggono così gravemente.